Allora, buonasera, gentili colleghi e colleghe, sono qui ancora ad annoiarvi un po'. Stavolta per parlarvi di alcune FAQ, visto che appunto sono arrivate varie FAQ, sono state pubblicate varie FAQ, provo a farne un riassunto, per chiarire alcuni concetti. Probabilmente, insomma, come dire, è un video inutile, però insomma, male che vada non lo ascoltate. Vado subito in argomento. Allora, le FAQ riguardano varie questioni che sono state poste al Ministero o alla Regione. Sono disorganiche e come tali io ve le propongo, quindi non aspettatevi un ordine sistematico. Allora, innanzitutto precisiamo che nell'area arancione, all'interno del proprio comune, dalle 5 alle 22 ci si può spostare senza necessità di motivare lo spostamento. Quindi non serve alcuna forma di autocertificazione. Dalle 5 alle 22 nel proprio comune ci si muove come si vuole. Ovviamente dalle 22 alle 5, al contrario, sono vietati gli spostamenti e allora sì che ci vuole l'autocertificazione perché bisogna dare atto dei motivi per cui ci si è spostati. Sappiamo già che sono esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono vietati sempre gli spostamenti verso gli altri comuni o verso altre regioni, ad eccezione sempre di quelli motivati con i tre motivi che abbiamo visto prima. In questo caso c'è la precisazione, ci sono scusate anche i motivi di studio, oltre che quelli di salute, di lavoro e le situazioni di necessità. Quindi andare a prendere o portare i figli a scuola permette di attraversare i vari confini. L'altra possibilità che è data, è quella di, usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune. Ad esempio, andare all'ufficio postale, o a fare la spesa. Ecco, attenzione alla questione del fare la spesa perché ha suscitato, insomma, alcune domande per cui sono state fatte delle precisazioni. In particolare, dove il proprio comune non disponga di punti di vendita o nel caso in cui un comune contiguo, quindi limitrofo a quello in cui si vive, ovviamente, presenti una disponibilità anche in termini di maggiore convenienza economica di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito. Ovviamente in questo caso serve l'autocertificazione, perché uscendo dal comune comunque dovrò autocertificare perché esco. Viene precisato che nel concetto di spesa ovviamente rientrano le spese per i generi alimentari e questo è abbastanza scontato. Non è invece ammesso lo spostamento tra regioni confinanti, mentre quello tra comuni comunque deve essere privilegiato e rispettato il criterio della contiguità e della vicinanza territoriale, per cui non è che mi prendo su e faccio 200 km perché devo andare in quel comune specifico a fare acquisti. Se c'è la possibilità di averli in un comune limitrofo, devo andare in quello limitrofo. Altra domanda. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi? Sì, ok, il DPCM dice sempre. Però, precisano le FAQ, sì, è possibile farlo per la prima volta dopo il 6 di novembre. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi che abbiamo visto prima. Quindi dice, se si era fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza, ci si può tornare, si ha sempre il diritto di tornare, ma questo accade la prima volta. Dopodiché, gli spostamenti sono consentiti solo a livello comunale, cioè all'interno del proprio comune, oppure tra comuni, ma solo per i motivi che abbiamo visto prima.
Di fatto qual è la norma, cioè qual è il senso di questa precisazione? È che non si può giocare sull'avere un domicilio, un'abitazione, una residenza diverse e giostrarsi su tre località. Okay? Una deve essere scelta, dice, dopo il 6 novembre e in quella di fatto bisogna stare. Ci si può spostare da quella per i motivi che abbiamo visto prima. Un'altra domanda frequente, se si può usare l'automobile con persone non conviventi. La risposta è positiva, il Ministero precisa, il governo anzi precisa, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea. Quindi presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. Questo obbligo può essere derogato solo in cui il veicolo sia dotato di un separatore fisico in plexiglass fra la fila anteriore e quella posteriore della macchina, perché in questo caso viene ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e un solo passeggero in quella posteriore. Quindi nel caso solo di conducente e una persona trasportata, diciamo dietro, in presenza di separazione fisica col plexiglass, non serve la mascherina. Altrimenti solo il conducente davanti, due persone massimo per ogni fila nelle file posteriori e tutti sempre con la mascherina. Veniamo ad un'altra questione abbastanza importante perché è stata, come dire, oggetto anche di polemiche. Vedrete che anche il sindacato a cui appartengo, il Sulpiel, emetterà una nota in merito perché c'è stato un attacco, insomma, alla nostra categoria da parte di qualcuno. Diciamo, vabbè, lascio poi a chi di competenza dedicarsi alla questione. Qui tengo a precisare questa cosa. Il problema si è posto per quanto riguarda i servizi alle persone e in particolare la questione di parrucchieri ed estetisti. La questione è nata soprattutto dagli estetisti. Ovvero, posso recarmi da un estetista fuori dal comune dove vivo? Allora, Ministero e Regione in questo caso sono unanimi nel ritenere esclusi dall'eccezione dello stato di necessità o dalle motivazioni di lavoro e ovviamente di salute, gli spostamenti per esigenze connesse ai servizi alla persona o agli estetisti, a meno che, sempre, questa è la condizione, nel territorio comunale non sia registrata l'assenza di questo tipo di servizi. Quindi, se io ho bisogno dell'estetista o del parrucchiere e nel mio comune non ci sono parrucchieri o estetisti, posso andare in un altro comune. Ovviamente, se nel mio comune ci sono, in quello devo restare. Il Ministero, precisa, e anche la Regione, che lo stesso orientamento, va tenuto anche riguardo a gommisti, carrozzerie, autofficine e lavanderie. Ovviamente, in questo caso, come ha fatto notare, insomma, qualcuno, c'è da considerare una logica leggermente più sfumata, nel senso che nel caso per esempio dei gommisti, cioè altro è la questione di foro una gomma. È chiaro che il forare una gomma implica che io vada dal gommista più vicino, quindi tendenzialmente vada, come ovvio, in quello del mio comune.
Ma se io ho acquistato le gomme e le lascio in deposito presso un'autofficina, presso, scusate, un gommista che è situato in un altro comune, posso andare a cambiarle? Ovviamente, secondo me sì, quello è uno stato di necessità. Semplicemente perché le gomme io le ho già di mia proprietà e sono semplicemente depositate presso il gommista che me le custodisce. Quindi non posso essere obbligato, perché nessuna norma lo prescrive, non posso essere obbligato a, come dire, comprarmi un treno di gomme nuove per non uscire dal comune, ok? Mentre ovviamente se io devo farmi gonfiare le gomme o devo farne riparare una perché mi sono beccato un chiodo, è chiaro che lì ritorna il criterio che abbiamo appena adesso del divieto di uscita del comune, salvo appunto che nel comune o comunque a una distanza tale da manchi il gommista. Un'altra domanda: posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, in questo caso è una condizione di necessità, ovviamente andrà autocertificata. Separati e divorziati possono andare a trovare figli minorenni? Anche in questo caso è possibile. Quindi ci si può spostare per raggiungere figli minori, ovviamente presso l'abitazione dell'altro genitore. E li si può anche condurre presso il proprio domicilio, anche se appunto situati in comuni differenti. La raccomandazione comunque è quella di scegliere il tragitto più breve e di rispettare tutte le prescrizioni sanitarie ed eventualmente quelle imposte dal giudice in sede di separazione, ma vabbè. Un'ultima cosa, quando si è posto la questione del volontariato. Allora, il Ministero ha chiarito che l'attività di volontariato deve essere intesa in senso lato, quindi non ricomprendendo solo le attività legate alla gestione dell'emergenza sanitaria in corso. Diciamo, cioè quelle di protezione civile legate al DPCM, ma anche quelle che si svolgono all'interno di associazioni di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizioni di bisogno o di svantaggio. Pensiamo ad esempio all'attività, non so, della Caritas, della San Vincenzo, dei Francescani, insomma, questo tipo di attività. Quindi in questo caso è comunque considerato un motivo di necessità, un motivo giustificante anche lo svolgimento di quello che si potrebbe chiamare, possiamo chiamarsi tranquillamente, volontariato sociale, che non rientra appunto nella definizione di volontariato classico che conosciamo, ma sempre vale a questo fine. Bene, con questo ho finito, un saluto a tutti, buon lavoro e alla prossima.